che cambia siamo noi. Siamo a Roma, nella libreria Teatro Tlon, che è uno spazio ibrido, nel senso abbiamo cercato di capire quali fossero le due realtà che funzionavano peggio in Italia, che erano la libreria e il teatro, e abbiamo deciso di unirle insieme per vedere dove potevano andare, e cioè di dare un palcoscenico ai libri e uno spazio sociale agli spettacoli. Ed è quello che sta funzionando di più, nel senso di riuscire a mettere in connessione quello che è un'anima libresca, un'anima letteraria, con quella che è invece la ricerca di non solo intrattenimento, ma anche studio, approfondimento, conoscenza dello spazio scenico. Siamo anche una casa editrice, tutto nacque da lì. Nacque dall'idea di dare uno spazio fisico ai libri, ai nostri libri e attorno a quelli degli altri. Sono libri strani, poi i nostri, perché sono libri che vanno dalla filosofia, alla psicologia, alla spiritualità. E quello che manca alle librerie per essere vive è entrare in relazione con il quartiere, è smuovere la vita sociale del luogo in cui vengono poste. Perché limitarsi a una libreria come mera vendita dei libri? Una libreria è un luogo di cultura, e un luogo di cultura è necessariamente un luogo di incontro. Un luogo di incontro è un luogo di incontro transgenerazionale, che permette ai bambini di venire qua e di fare attività su Shakespeare, sull'inglese e via dicendo, che permette agli anziani di incontrarsi e di portare la propria esperienza. C'è una platea sterminata di persone che, al di là del comprare i libri, hanno bisogno di luoghi di aggregazione. Non a caso questo luogo viene scelto anche per fare delle aggregazioni di quartiere, per fare dei comitati, delle assemblee. Quello che per noi fa la differenza non è tanto avere una bella libreria e un bel teatro, ma è riuscire a far dialogare le due cose. Cioè, realmente a trasformare il libro che sta morendo e il teatro che sta morendo in due pozioni che diano vita l'uno all'altro. Al di là poi dell'avere degli scaffali straordinari o un palcoscenico bellissimo, il nostro palcoscenico è scrauso, le nostre luci sono mediocri, le nostre quinte non ci sono. Però c'è l'idea, che è meno visibile dal punto di vista materiale, ma che secondo noi fa la differenza. Cioè, riuscire a mettere le gambe, i piedi e la maschera a un libro e portarlo realmente alle persone, per noi fa tutta la differenza del mondo. Così come dal punto di vista editoriale cerchiamo di dare spazio alle piccole case editrici, dal punto di vista teatrale cerchiamo di dare spazio a quelle compagnie emergenti, nuove, che hanno qualcosa da dire e che sono in grado di dirlo senza sbrodolarsi addosso. Una delle caratteristiche principali del teatro contemporaneo è proprio quella di creare costantemente una narrazione ego-riferita e che fondamentalmente ha come referente se stesso e gli altri come se stesso, e quindi è morto il pubblico, ha ucciso il pubblico. Noi cerchiamo invece di portare sul nostro palcoscenico delle realtà che siano in grado di dialogare col pubblico e che lo rispettino. E quindi da qui sono passati appunto in tantissimi, da Marco Guzzi a tanti autori contemporanei della letteratura, tanti romanzieri, tante donne in grado di raccontare la propria storia e di raccontare le storie delle altre donne come Filomena Pucci. Noi puntiamo molto soprattutto sulle piccole case editrici, cioè cerchiamo di dare un risalto a quelle realtà come la nostra, perché conosciamo e sappiamo cosa significa essere una piccola casa editrice e quanto sia necessario avere un'esposizione non a pagamento, come invece spesso, sempre più spesso, sta accadendo nelle grandi catene. Il progetto funziona, economicamente va bene, la libreria ovviamente non è qualcosa con cui tu diventi ricco, però ce la fa, riesce ad autofinanziarsi, a pagare gli stipendi e riesce anche a... Come dire, che la cosa più importante è mettere costantemente in circolazione quella fame di conoscenza che per noi era la cosa essenziale, sia per quanto riguarda gli spettatori che per quanto riguarda i lettori. Per me Italia che cambia è innanzitutto filosofia politica. Non riuscirei a trovare un altro termine per descrivere il cambiamento dell'Italia. Cosa che non ha smesso mai di cambiare. E il fatto che sia cambiata non è necessariamente positivo. È evidente che tutto, se non sta andando meglio, non sta necessariamente andando peggio.
che tutto sta prendendo una direzione che al momento noi non siamo in grado di raccontare dall'interno, ma che non per questo è tragica. E quindi se devo pensare al tale che cambia, penso a un cambiamento intanto di cultura politica, che non sia né la delegittimazione di sé, né il partito delegando completamente se stessi, né la delegittimazione di sé delegandosi alla rete o a similari, ma sia la presa di coscienza politica, cioè sia la capacità di riuscire ad agire innanzitutto nei quartieri. Io non riesco a immaginare un'Italia che cambia senza il quartiere che cambia, senza la palazzina che cambia, senza il pianerottolo che cambia. Ed è sconvolgente anche qui vedere il paradosso della cosa, la contraddizione apparente tra una società che è evidentemente strutturata per monadizzare l'individuo con delle fucine di creatività e di cambiamento in atto. A un certo punto si dovranno scontrare necessariamente queste due cose. Speriamo che accada sul pianerottolo, dove possiamo essere un po' più forti. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.